Buongiorno. Buongiorno, stamattina voglio registrare una morning routine, però sotto, aspettate, perché sennò non sentite la mazza, sotto forma di vlog. Devo farvi vedere un pochettino che cosa faccio la mattina, che come è cambiata insomma la mia vita, la mia routine mattutina. E niente, ovviamente io se devo andare a fare pomeriggio non è che mi sveglio all'alba, perché comunque devo leggere fino alle 10 di sera. Sono penso circa le 9 e mezza, anche se io di solito metto la sveglia alle 8 e mezza, ma per sapere che comunque quando suona sono le 8 e mezza, ma poi continuo a dormire un pochettino, mi sveglio tra le 9 e le 9 e mezza. Niente, io ho ancora un po' di mal di gola perché per il menagerie mi sono un po' ammalata, ho fatto anche un tampone negativo e tutto quanto. Penso di aver preso freddo a lavoro e di aver sudato caldo, freddo. Ora c'ho sta gola un po' così, però per il resto, insomma, sto bene. Quindi adesso, basta, iniziamo la morning routine. Allora, io adesso mi faccio solo un caffè perché sono già le 10 e finisco di sistemare un pochettino qua in salotto barra cucina e poi vedo che cosa cucinarmi. Di solito la mattina faccio così, poi in realtà devo leggermi alcune cose prima di andare a lavoro e poi insomma la doccia l'ho già fatta ieri, quindi sono pulita. Io tendenzialmente mi vesto, metto le lenti, metto un filo di mascara, risistemo le sopracciglia, basta. Devo anche chiamare mia madre, quindi questo, però diciamo che la mia morning routine rispetto a quando ero studente, quando abitavo con i miei genitori, è cambiata parecchio. Devo anche dirvi che Marco invece è andato a lavoro stamattina, cioè nel senso che alle 6 doveva essere a lavoro, sarà sceso le 6 meno 10, giù di lì, e niente, quindi lui è già a lavoro da parecchio, e niente, tornerà e io andrò a lavoro. Poi per lui inizierà il weekend, mentre per me sarà ancora lunga. Il caffè, adesso l'ho fatto un po' più lungo, con la schiumetta così, e di solito viene così sia con la polvere, perché stamattina ho fatto la polvere, e anche con le cialline. Questo qui è un caffè, è una caffettiera, diciamo della De Longhi, che Marco ha preso ormai 2 anni fa, più o meno da... Non era proprio l'inizio dell'inverno, da quando stavamo insieme, però una roba del genere. E niente, insomma, è appunto quella col braccio, vedete, che poi si stacca così. Adesso con una mano non riesco se tengo anche la videocamera, però fa questo caffè delizioso. La mattina lo faccio sempre un po' più lungo. Mi sono mangiata una di queste fragole, adesso ne mangio un'altra, però le altre le lascio a Marco.
prese dal fruttivendolo, che sono iper dolci. Allora, ragazzuoli, io mi sono già preparata un sughettino, so che fa schifo, ma credetemi che è buonissimo. Sono ricotta e pomodorini, ok, per pranzo, e ho deciso che mi mangio questi, che sono i maritati che abbiamo già aperto, sono del marchio Viaggiatore Goloso. E poi mi mangio anche 5 birbe che ho già preparato qua e poi niente, le metto solamente in padella. Un'altra cosa, io già avevo cucinato, vi faccio vedere che cosa ho cucinato. Questa qua sarà la mia cena, mi sono fatta un sofficino e degli, questi si chiamano, sono ravioli alla zucca. Niente, sto aspettando che si raffreddino per appunto poterli mettere via. Io pranzo, poi mi preparo e ci vediamo dopo quando finisco di preparare il tutto. Alla fine sì, di solito quando pranzo da sola metto tutto insieme perché non c'ho voglia, mi sono fatta un filo di nuggets, queste orecchiette barra fusilli, quindi che si chiamano maritati, con la ricotta e i pomodorini freschi. Non vi ho fatto neanche la conclusione di quando me ne sono andata, insomma, comunque è finita, sono le 10 di sera. Diciamo che questa qui è stata un po' la mia morning routine, le clip che vi ho fatto vedere, ma io adesso sto tornando su, insomma, sono le, sì, 10 meno 5. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere se questa tipologia di video è insomma un po' particolare, più che altro perché cioè, sono cose che tendenzialmente tra virgolette le influencer non vedete. E fatemi sapere se vi piacciono e se volete soprattutto una night routine.